Buon sabato e bentrovati a tutti voi. Un appuntamento, quello di Verso gli Altari, oggi speciale. Speciale perché abbiamo introdotto in un certo senso i temi già nella scorsa puntata. Vi ricordate, abbiamo parlato di Armida Barelli in vista della sua beatificazione che si è svolta a Milano, nel Duomo di Milano, lo scorso sabato 30 aprile. Ed abbiamo lasciato in sospeso un argomento così interessante, legato anche all'esperienza diretta che ha fatto la nostra ospite, la dottoressa Rosa Merla, delegata per la diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che è tornata a farci compagnia proprio per raccontarci questa esperienza e che fra poco appunto ascolteremo. Così come, come sempre, abbiamo la possibilità di approfondire altre figure legate alla santità e lo faremo con Fra Ezio che quest'oggi è in collegamento Skype. Fra Ezio, buongiorno, pace e bene. Buongiorno, pace e bene a tutti, fratelli e sorelle di Padre Pio TV e ben ritrovati in questa scuola d'amore, in questo nostro cammino. Eravamo obbligati in un certo senso, Fra Ezio, a tornare a parlare di Armida Barelli proprio perché si è vissuta una giornata intensa che ha portato un approfondimento ulteriore su questa figura di donna legata alla Chiesa e alla società in maniera così forte. È vero, Fra Ezio? È una figura femminile e rivoluzionaria, poi con Rosa ne parleremo dopo, nella Certo. nostra parte. Certo, allora Rosa, il buongiorno te Buongiorno, lo abbiamo dato all'inizio, ti buongiorno. ascolteremo, ma come sempre vogliamo iniziare il nostro appuntamento parlando di una figura di frate cappuccino che ci è particolarmente vicina e lo facciamo grazie a questo appuntamento che caratterizza un po' il nostro percorso. Il 6 di ogni mese ci ritroviamo in compagnia di padre Mariano Di Vito che viene a San Giovanni Rotondo per celebrare una messa. E ieri sera lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto, proprio prima che iniziasse la celebrazione eucaristica, una riflessione su Fra Daniele e la devozione mariana in questo mese di maggio, sicuramente una riflessione importante. Ascoltiamolo. Innanzitutto pace e bene, buonasera a tutti, ci ritroviamo anche questo mese, il mese di maggio, per commemorare il giorno della morte fra Daniele, del servo di Dio, fra Daniele e Natale. Ogni 6 del mese quindi è un'occasione per salutare tutti i suoi devoti, i pellegrini che vengono qui, speriamo sempre più numerosi a San Giovanni Rotondo per visitare Padre Pio e anche il sepolcro della tomba di fra Daniele. E beh, il mese di maggio è uno dei mesi più cari da sempre al Padre Pio, lo sappiamo benissimo, e anche a Fra Daniele come degno discepolo di Padre Pio. Basta dire che la strada sempre la più immediata che Fra Daniele, quando predicava, quando girava per visitare i gruppi di preghiera o incontrava le persone che a lui si confidavano, la strada immediata che lui indicava era proprio quella della devozione alla Madonna, alla mamma, attraverso la recita del rosario, la recita quotidiana, ma non soltanto una recita così come per dire per devozione, proprio un momento di riflessione dove invitava coloro che andavano ad ascoltarlo, con i quali spesso lui si intratteneva recitando insieme la preghiera mariana, fermandosi proprio sui momenti principali della vita del Salvatore e della vita della Vergine Maria. Quindi come proprio l'indicazione della strada, il vecchio detto antico, più che vecchio, antico dei padri. Arrivare a Gesù attraverso Maria, indicata come la porta attraverso la quale Dio è entrato nella nostra storia attraverso il suo Figlio Gesù Cristo e la porta attraverso la quale noi entriamo nella storia di Dio. Quindi questa devozione seria, profonda, filiale, a cui Fra Daniele aggiungeva anche sempre quest'altro aspetto, non soltanto la preghiera come intercessione, come atto di affidamento alla protezione della Vergine, ma come guardare la Madonna come mamma e come modello della vita cristiana, come colei che si è affidata di Dio. E penso che questa sia una delle caratteristiche della protezione
possiamo dire, la predicazione o delle riflessioni che Fra Daniele faceva nelle sue visite o nella recita del Rosario con le persone con le quali si incontrava. Guardare la Madonna come colei che ci protegge, che ci accoglie, che ci guida, che ci indica la strada, che ci porta a Cristo, ma anche come colei che diventa un modello della vita cristiana, nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, nella vita della famiglia, nella vita del lavoro, della fidarsi veramente di Dio. Penso che questo sia uno dei punti, penso io, più salienti della testimonianza di Fra Daniele Natale. Questa è la parte relativa appunto alla devozione mariana di Fra Daniele. Fra Ezio, prima di passare poi alla seconda parte di questo intervento di Padre Mariano, ecco, volevi dire qualcosa a proposito di quanto abbiamo ascoltato? Sì, guarda, io riporterei una testimonianza che ho ascoltato direttamente da un fratello dell'infermeria quando gli chiesi a Padre Francesco Pio Pazienza, gli chiesi: Padre Francesco, ma tu hai conosciuto Fra Daniele? Dice: Fra Daniele aveva un grande carisma, Ezio, quando arrivava nei conventi, in maniera particolare anche nel convento di Cerignola, è riuscito a creare un cenacolo di preghiera la sera stessa che è arrivato a Cerignola, di fraternità, ma non soltanto con la comunità parrocchiale, attenzione, ma soprattutto con gli uomini che andava a racimolare dall'interno del paese per poter formare questo cenacolo. È una cosa stupenda, bellissima, perché mi riporta molto alla dimensione della Pentecoste, dove c'è Maria presente, la madre, il modello del credente per eccellenza, l'abbiamo ascoltato da Padre Mariano, e i suoi figli che sono lì in preghiera. Ecco, sicuramente una testimonianza. Ecco, Rosa, volevi... Sì, perché mi ha colpito molto questo aspetto, no? Maria come modello, a parte di sposa, di madre, alle mamme Maria insegnerebbe tanto per come la Madonna ha rispettato il figlio, e quando tante mamme a volte non riescono ad amare la libertà del figlio, invece Maria, dopo averlo accudito, amato, poi ha rispettato il suo progetto di vita. È interessante, cioè, Fra Daniele ha imparato da Maria a fare rete, perché è il materno questo, no? Certo. Che ci caratterizza. Bene. Quindi è un figlio proprio di Maria, Fra Daniele. Questa capacità di fare rete è proprio una caratteristica femminile che ci è connaturale. Fra Daniele l'ha imparato. Abbiamo chiesto a Padre Mariano in seguito, ecco, il punto, di fare un po' il punto sulla causa relativa a Fra Daniele. Ascoltiamo come ci ha risposto. Praticamente è terminato la prima fase, la fase più importante, è stata già stampata la posizione ed è stata già consegnata alla Congregazione della Causa dei Santi. Questa posizione che dove è raccolto praticamente tutto il materiale delle interrogazioni, delle testimonianze, dell'esame, delle virtù, eccetera. Tutto questo materiale raccolto in un volume è stato già consegnato alla Congregazione, la quale consegnerà a 9 teologi, ai cardinali e agli arcivescovi, che sono i consultori della congregazione, che devono esaminare questo materiale, e alla fine ciascuno in maniera personale, non in gruppo o in una sessione comune, ognuno dovrà dare il suo voto, non il voto numerico, ma il suo giudizio, che se è positivo, e noi speriamo che sia positivo e che non ci siano altre difficoltà, tutto sarà consegnato poi al Santo Padre per la dichiarazione della venerabilità. In pratica adesso la preghiera nostra è che Fra Daniele si possa accelerare questo cammino, perché come ci dicono, mi hanno detto ultimamente anche alla Causa dei Santi, alla congregazione, ci sono tanti in fila, grazie a Dio, nella Chiesa ci sono tanti, tanti processi per la beatificazione e canonizzazione, e Fra Daniele deve attendere in qualche maniera il suo turno. Però adesso il nostro momento è quello di continuare a pregare, a diffondere la devozione, l'esempio, come facciamo in questi giorni, queste sere di ricordi Fra Daniele, il suo esempio, la sua testimonianza, perché i santi sono questo faro, questa luce che illumina la vita dei cristiani, di quanta luce abbiamo bisogno in questi giorni, proprio per la guerra, per la pandemia ancora in corso, perché il Signore possa ascoltare le nostre preghiere anche attraverso l'intercessione di questi nostri fratelli illustri e santi.
Fra Ezio, la preghiera resta comunque la nostra arma più forte a disposizione, questo a dispetto di ogni guerra e di ogni situazione di conflitto nel mondo, ma anche nelle nostre famiglie. Il termine conflitto ovviamente riguarda tutti gli ambiti in cui viviamo, è vero Fra Ezio? È un'eredità la preghiera che non ci ha lasciato soltanto Padre Pio, l'abbiamo visto per Fra Modestino, l'abbiamo visto per Fra Daniele, per tutti i confratelli che lo hanno seguito Padre Pio, ma è un'eredità che ci ha lasciato Nostro Signore, no? Per ritirarsi in silenzio sul monte a pregare il Padre, cioè quella preghiera che diviene una relazione intima con il proprio Signore, con Dio, per cui qualunque cosa chiederemo nel suo nome, Egli ce la concederà, quindi è giusto ed è ancora santo nella preghiera chiedere il dono della pace, dello shalom, che è il dono del risorto alla sua comunità. Importante questo aspetto. Allora, Rosa, prima di fermarci per una prima pausa, ecco, abbiamo detto della tua esperienza, almeno abbiamo presentato il tema che ci porterai quest'oggi, la tua esperienza a Milano sabato scorso per la beatificazione di Armida Barelli, una esperienza che ti ha arricchito tanto in termini umani e spirituali e che velocissimamente come possiamo introdurre? Come un momento, mi dicevi, al di fuori delle telecamere che forse ti ha creato anche un po' di inquietudine. Direbbero le guide spirituali, di sana inquietudine. Sì, è stato, ho capito perché la Chiesa, veramente la Chiesa è madre e maestra, ho capito perché poi ci riempie di tante figure belle e ce le mette in evidenza, perché in ognuno di noi deve scattare la passione, la sintonia. Io mi sono sentita sabato, ho vissuto questa sabato ho vissuto, concretizzato che veramente questa donna, Armida Barelli, mi appassiona, mi piace. Tra tutti i santi che ho letto da ragazza, perché sono abbastanza anziana, ma questa donna, ecco perché la Chiesa ha in fila tanti da venerare, da beatificare, perché abbiamo bisogno di questi fratelli, di queste sorelle che ci devono... Mi ha preso Armida Barelli. E vedremo anche i motivi per i quali c'è tanta attenzione nei confronti di Armida. Ma ci fermiamo per qualche istante e poi subito dopo insieme per proseguire con Verso gli altari. Bene, torniamo insieme, come vi dicevo, per approfondire ulteriormente questo evento celebrato a Milano lo scorso sabato, e con Rosa stavamo parlando appunto dei motivi per i quali questa figura ti ha così colpito, ti ha presa in maniera così forte. Sì, mi ha preso e sto approfondendo la sua figura. Perché me lo stavo chiedendo adesso, la bellezza di questa donna, la sua intelligenza, le sue capacità, le sue qualità organizzative, l'intuizione, la sobrietà, il saper stare accanto a tanto maschile in maniera eretta, senza invadere, ma senza sottomissione. Quindi tutte queste qualità umane che potremmo declinare e approfondire, mi piace di lei, mi ha colpito di lei il fatto che ha capito perché doveva dedicarsi alla formazione delle ragazze, delle donne. Quando glielo ha chiesto il Vescovo di Milano, lo ha fatto, ma poi glielo ha chiesto il Papa, Benedetto XV. Lei in un primo momento ha rifiutato, non ha capito come faccio, non so parlare in pubblico, devo viaggiare, devo andare per tutta l'Italia. Ha detto di no, ma poi ha capito l'importanza della formazione femminile per aiutare l'Italia a stare in piedi. Non dimentichiamo che lei ha vissuto due guerre, lei ha vissuto il discorso della peste a Milano, quindi lei ha intuito che doveva
prendersi cura della formazione delle donne, delle ragazze, dei giovani, poi delle bambine, comunque del mondo femminile, per aiutare l'Italia a farsi unirsi, perché infatti lei ha riunito donne, il mondo femminile, dalla Sicilia alle Alpi e tutta l'Italia, e soprattutto ancora trasversale, erano donne operaie, erano casalinghe, erano analfabete, erano dotte, erano laureate insieme. Quindi questa capacità di capire che per aiutare il popolo, quindi un discorso anche politico, culturale, sociale, ha capito che bisognava passare dalle donne, doveva passare. Il fatto che lei abbia intuito questo mi ha fatto, perché io mi trovo, ma questo in questi anni, a pensarla uguale. Anch'io, che io ho fatto l'assistente sociale per 40 anni, continuo ad occuparmi di ragazzi, di minori, mi occupo di, tu sai, la mia vita, no? E sono arrivata alla stessa conclusione. O oggi, sia, parliamo della nostra pastorale, visto oggi ci prendiamo cura di far scoprire alle donne il femminile che hanno dentro, o no, o non ne veniamo fuori. Certo. Oggi passa, anche oggi, cioè lo stesso programma, lo stesso progetto, la stessa ansia dovremmo averla anche oggi. Ci vorrebbe oggi qualcuno che dicesse questo a chiare lettere. Io l'ho trovato scritto in un libro che non voglio citare perché non voglio che poi venga fraintesa e possa essere, ma finalmente l'ho trovato anche scritto, che passa dalla cura del femminile nelle donne, il femminile nelle donne, perché c'è stato un imbroglio ideologico che tante donne pensavano di promuoversi incentivando gli aspetti maschili di se stessi, no? E quindi trascurando la bellezza che invece è il femminile, che il valore aggiunto che abbiamo. Al di là dell'essere madri e dell'essere spose, non al di là, cioè approfondire questi aspetti dell'essere madre, dell'essere spose e del fare rete, come caratteristiche nostre bellissime, che non ci inchiodano in un ruolo di madre. Oggi gli psicologi parlano di maternità simbolica, di maternità psicologica, di maternità sociale, ma di maternità, certo, di maternità e di sponsalità negli uffici, nelle fabbriche, dobbiamo essere noi stessi. E questo è uno dei grandi messaggi che ci porta Armida. Io mi sono trovata con Armida Barelli, cioè, dico, te, io ho trovato una santa che ha la mia stessa ansia oggi, e questo per me mi riempie, io sono entusiasta, sono veramente… E si vede, si sente da quello che dici. E poi, come ti dicevo, l'altra cosa, siccome mi interessano le donne, ho cominciato a studiare la donna in Edith Stein, perché abbiamo bisogno noi di dare ragione alle cose che diciamo, per cui dico, vediamo, con la psicologia e la pedagogia ok ci sono, perché sono mie materie, vediamo, partiamo dalla filosofia, ma chi è questa donna? Quindi stavo approfondendo sempre in questo periodo anche questi aspetti, per cui mi trovo felicemente, non so cosa succederà, ne ho parlato con Padre Franco di questa mia, mi sono confrontata ieri, per cui ecco perché sono contenta. Bello, è una bellissima testimonianza. Fraezio, hai sentito la testimonianza di Rosa? Ecco, il valore aggiunto delle donne nella vita sociale, anche nella Chiesa, è sicuramente un aspetto fondamentale, è vero? Non so, mi veniva in mente molto la figura di Maria, no? Se le donne scoprissero Maria come ci è presentata anche dai Vangeli, una figura intensa, dove addirittura nel Vangelo di Giovanni Gesù si rivolgerà a Maria non tanto come mamma, che cosa stai dicendo, ma donna, cioè Maria è grande perché è donna, quindi fa bene Rosa sottolineare questo aspetto, perché è un carattere tipicamente impregnante e importante per la società di oggi che dovremmo riscoprire. Penso che Armida Barelli abbia, da buona educatrice, sì, scoperto il valore profondo di questa figura, come lo ha fatto anche Edith Stein, diceva bene appunto Rosa.
Ecco, entreremo nel merito anche di questo per i minuti che avremo a disposizione, però subito dopo aver ascoltato una testimonianza. Ora do un'indicazione in diretta perché siamo appunto in questo istante in diretta e parlo con la regia, invitando a mandare in onda il secondo contributo relativo ad Armida Barelli, una testimonianza particolare che è quella della pronipote di Armida Barelli, che si chiama anche lei Armida. Ascoltiamola. Posso raccontare poco perché io non l'ho conosciuta la mia prozia, ma posso dire che esisto grazie a lei, perché il mio nonno Pier Fausto Barelli era sicuramente un ragazzo dell'inizio del secolo scorso estremamente esuberante, e quella che sarà l'Armida, diciamo, numero uno, a un certo punto ha capito che durante una delle sue catechesi poteva portare con sé il fratello, al quale ha presentato una donna non più giovanissima per quell'epoca, bensì avesse solo 27 anni, credo, e che era una signorina di ricca famiglia bresciana, e da questo incontro organizzato da lei è nata poi la famiglia di Alba Barelli, Alba Benasaglio in Barelli, che si è sposata appunto col fratello dell'Armida, ed è nato il mio papà, le sue sorelle e di conseguenza io. Quindi sicuramente le devo molto, le devo la vita. E aneddoti sinceramente io ne ricordo pochi, ricordo però che sul libro della signora Sticco si parlava chiaramente del fatto che durante i bombardamenti, di cui qui c'è un poster, la Armida a un certo punto ha chiamato suo fratello, che era appunto ingegnere edile, e gli ha detto: tu mi devi ricostruire la cattolica dove è stata buttata giù. E siccome aveva un grosso spirito di convinzione, sicuramente ha ottenuto tutto quello che voleva. Infatti stiamo parlando di una meravigliosa università cattolica. Ecco, ringraziamo per il tuo tramite l'Istituto Togliolo e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per averci dato questa possibilità di approfondimento. Ecco, Nicola, permetti di intervento. Sì. Cioè, e proprio in quest'ultima parte del video, guarda, non so se voglia essere una coincidenza, no, l'Armida che dice al fratello: tu mi devi ricostruire questa università, anche qui rivedo Maria. Non hanno più vino, cioè è un'iniziativa di una donna, non hanno più vino, e lo dice il Signore: ma donna, che devo fare con te? E è lei che dà inizio ad un segno grandioso in un matrimonio, alle nozze. Quindi ho rivisto anche in questa ultima spezzone anche questa dinamica, sì, molto bella, che è giusto in un periodo mariano anche ricordare. Certo. No? Così come sono richiamate anche le cose che diceva Rosa, sì, poc'anzi, questa forza di una donna che si dà da fare per la ricostruzione anche materiale, concreta, sì, ma una costruzione che non è solo materiale, perché attraverso l'università cattolica la ricostruzione parte da basi culturali e spirituali molto forti. Sì, lasciami dire una cosa che ho pensato mentre sentivo la pronipote, e ho pensato alla figura di Noemi e di Ruth nella Bibbia. Noemi ha organizzato, e Ruth, e questi fanno parte, sono le nonne di Gesù, insomma, è Noemi che ha organizzato le nozze anche di Ruth, no? Cioè questa la donna ha questo compito. Ha questo compito di fare rete, di avviare il femminile al femminile. Edith Stein, e questo non so se sarà condiviso, ma dice questo: solo le donne possono educare e formare altre donne. Nel senso che è importante che ci sia nella formazione la presenza di donne autentiche per la formazione di altre donne. A parte questo, veniamo alla tua domanda. Interessante la tua domanda. Sì. Rosa, ti posso fermare solo, sì, un secondo, perché abbiamo degli obblighi e i minuti sono contati. Meditiamo sulla tua risposta, anzi l'aspettiamo subito dopo la pausa. E allora, abbiamo lasciato in sospeso una risposta da parte di Rosa a proposito, sì, di Armida Barelli. Sì, l'Università Cattolica... L'Università Cattolica, che è stata una delle tre passioni di Armida, passioni no,
le passioni nelle donne sono figli, i progetti nelle donne diventano figli, no? L'Università Cattolica, ma perché? Perché l'Università Cattolica doveva servire alla formazione, all'educazione, alla formazione, e con i tempi il laicismo, il materialismo in cui lei era immessa, il fascismo che alle porte, hanno capito, lei e tutti gli altri, Gemelli, Olgiati, questa è un'idea di Toniolo, Toniolo era sociologo, economista, sociologo, per cui è lì che è venuta l'idea, da Toniolo è venuta l'idea dell'Università Cattolica, che poi Armida, Gemelli, eccetera, hanno messo in atto. Dicevo, perché? La formazione, la passione per i giovani, per le nuove generazioni, doveva per forza portare a pensare alla scuola, alla formazione, perché una formazione che non tiene conto dell'antropologia cristiana è una formazione monca, è una formazione fuorviante, è una formazione ideologizzata. Lei è vissuto in un tempo in cui i nomi delle bambine erano bicicletta, rivoluzione, idea, no? Quindi lei era in un tempo come il nostro in cui Dio e Gesù erano combattuti, oggi non vengono più combattuti perché non conviene, ma comunque sono dimenticati. Pertanto aveva capito che la formazione doveva essere pensata dalla Chiesa, proprio per salvaguardare la formazione integrale, globale, armonica delle. Ecco perché l'Università Cattolica è pensata da tutti i cattolici e c'è una giornata per l'Università Cattolica, perché noi cattolici dovremmo tenerla a cuore come nostra. È vero che ci sono tante critiche da fare, come ci sono tante critiche in tutti gli ambienti, nella Chiesa, e quante critiche possiamo fare alla Chiesa, ma ci salva. L'Università Cattolica è roba nostra di cattolici, perché lì viene una cultura dove non è dimenticata l'antropologia cristiana. Certo. Allora Rosa, abbiamo approfondito questi aspetti, almeno per quello che è il tempo che ci è consentito, però vogliamo fare un passo ulteriore alla giornata di sabato scorso, perché come dicevamo la giornata del 30 aprile è stata caratterizzata dalla beatificazione anche di un'altra figura particolare, che è quella di Don Mario Ciceri. E noi abbiamo in collegamento telefonico Luigi Corno, che è il presidente dell'associazione di volontariato dedicata proprio a Don Mario Ciceri. Luigi Corno, buongiorno, benvenuto tra noi. Buongiorno a voi. Allora, prima di entrare nel merito di questa figura, ascoltiamo un breve video che ci parla un po' in sintesi della sua biografia. Don Mario Ciceri nacque l'8 settembre 1900 a Veduggio, in provincia di Milano, e fu il quarto di sei figli. All'interno di una famiglia numerosa e nonostante le ristrettezze economiche, Mario fu educato dalla madre, molto attiva e molto pia, all'amore, alla dedizione, al lavoro e alla pietà cristiana. All'età di 8 anni manifestò il desiderio di farsi sacerdote al parroco di Veduggio, Don Carlo Maria Colombo, e fu proprio questi a farsi carico di informare la famiglia, la quale fu ben lieta di accogliere il progetto di Dio sul figlio, benché le condizioni economiche e le numerose bocche da sfamare non permettessero. Il problema fu superato dallo stesso Mario: con il suo impegno di studente seppe meritarsi borse di studio e facilitazioni che gli permisero di proseguire la scuola e concludere il ciclo di studi teologici. La sua spiritualità si radicava in una fede semplice e robusta, che si alimentava costantemente alle sorgenti dell'Eucaristia e della preghiera. Molto devoto della Vergine Maria, Don Mario recitava quotidianamente il rosario e promosse la costruzione della grotta della Madonna di Lourdes nell'oratorio di Brentana. A lei raccomandava i malati e i casi disperati della parrocchia ed insegnava ai giovani a ricorrere fiduciosi all'intercessione della Madre Celeste. Don Ciceri si distinse per la sua carità verso il prossimo. Gli ammalati occuparono un posto di privilegio nel suo apostolato. Amò i poveri, per i quali era pronto a spogliare se stesso e la sua casa, sempre però nel più assoluto riserbo e nel silenzio. Oggetto della sua premura fraterna furono anche i carcerati. Con suo grave rischio soccorse soldati, sbandati e vittime della guerra, che per suo mezzo poterono trovare rifugi in nascondigli sicuri.
Il 9 febbraio 1945, mentre tornava in bicicletta nella sua parrocchia di Verderio, dove si era recato per le confessioni, venne investito da un biroccio il cui conducente non si fermò per soccorrerlo. Fu trovato ore dopo in gravissime condizioni. Ricoverato all'ospedale di Vimercate, sopportò serenamente 2 mesi di sofferenze e di cure risultate vane. Morì il 4 aprile 1945, offrendo la propria vita per la fine della guerra, per il ritorno a casa dei soldati e per la conversione dei peccatori. Abbiamo fatto una sintesi ovviamente della biografia di Don Mario Ciceri. Allora, in collegamento con Luigi Corno, vogliamo capire qualcosa in più circa questa straordinaria figura, che si ricollega anche a quanto abbiamo detto per fino ad ora con Armida Barelli, non solo nel giorno della comune beatificazione. Allora, presidente dell'associazione dedicata a Don Mario Ciceri, ecco, come avete vissuto questo giorno straordinario? Abbiamo vissuto con un'emozione fortissima, perché comunque siamo arrivati a coronare un sogno disperato, visto che Don Mario comunque non ha fatto grandissime cose, ha fatto solo semplicemente il suo dovere straordinariamente bene tutti i giorni, non ha fondato niente, ha solo fatto il coadiutore, per cui seguiva i ragazzi, seguiva gli ammalati, seguiva i carcerati e via dicendo, ma semplicemente da sacerdote. Ecco, una caratteristica di Don Mario era quella del confessionale. Chi andava a confessarsi usciva sollevato non solo dai peccati, ma anche dai consigli che riceveva da Don Mario per la vita. Ecco, una figura che si ricollega ad Armida Barelli anche per la particolare attenzione nei confronti della formazione dei giovani e dell'attivismo in ambito cattolico dei giovani. Abbiamo tralasciato fino adesso una realtà importantissima, l'Azione Cattolica. È vero, Luigi? Sì, Don Mario Assubiate ha fondato lui l'Azione Cattolica, perché non c'era, e l'ha continuata per tutti gli anni del suo ministero. Perché diceva che i ragazzi devono crescere e soprattutto avere come obiettivo arrivare a Dio crescendo anche come uomini. E c'è un episodio che durante la guerra i fascisti ritiravano le bandiere dell'Azione Cattolica, Don Mario si è impuntato e non ha consegnato la bandiera dell'Azione Cattolica e l'ha tenuta dicendo: se volete è così, se no rimane così. Ecco, ecco, interessante, diceva Rosa Merla, che ricordiamo al nostro amico in collegamento, è delegata diocesana per l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha vissuto anche lei la giornata di sabato scorso, essendo a Milano in Duomo per la beatificazione. In conclusione, Luigi Corno, ecco, la vostra associazione dedicata a Don Mario, di cosa si occupa nello specifico? Allora, siamo nati l'8 settembre 94 cercando di riportare nel presente quello che Don Mario aveva come caratteristiche, quindi l'attenzione ai ragazzi nell'oratorio, l'attenzione a chi più bisogno, l'attenzione all'ecologia, l'attenzione a chi ha più bisogno, i diversi, i rifugiati. Noi nel nostro oratorio abbiamo una casa dove ospitiamo 5 richiedenti asilo. Ecco, per cui abbiamo cercato nel nostro piccolo di testimoniare con la nostra vita quanto Don Mario ha fatto in vita. Ecco, Fra Ezio, poi do la parola a Rosa. Abbiamo sentito una frase che mi ha colpito particolarmente, perché si ricollega anche a quanto stiamo dicendo nel corso di queste nostre settimane di approfondimento. Ecco, la straordinarietà, la santità nell'ordinarietà. Ecco, non ha fatto, diceva Luigi Corno, Don Mario cose grandi, ha fatto semplicemente il suo dovere. È sufficiente questo per arrivare alla santità? Sì. Sufficientissimo questo, è l'educazione, non a caso il termine ex luce, no? Quella capacità di poter tirare fuori quello che ogni persona è, lo ripeto, è, verbo essere, quindi è molto importante questo aspetto, perché alla fine essere santi significa essere quello che siamo, essere quello per cui noi siamo stati creati,
sicuramente la scuola d'amore che stiamo vivendo qui ci deve essere veramente una scuola dove poter apprendere quello che noi siamo, perché noi siamo stati creati per l'amore e non per altro. Ringrazio Luigi Corno per la sua testimonianza e allora le auguro buon lavoro per questo vostro impegno associativo e non solo. Grazie, alla prossima. Grazie di cuore. Rosa, siamo in conclusione, sì, cosa volevi aggiungere? Volevo sottolineare quello che è stato detto nel video, educato dalla madre, lo hanno detto loro, non è educato, educato dalla madre, ai valori e quindi per quanto riguarda Don Mario. Ma poi l'altro aspetto, la formazione, l'azione cattolica in parrocchia perché? Perché l'azione cattolica guarda, predilige la formazione umana. San Tommaso diceva, la grazia santifica quello che trova. Cioè l'umanità, la nostra umanità, quindi la cultura, i sentimenti, l'intelligenza, va formata, non bisogna trascurare quello che di umano abbiamo e farlo crescere e così si arriva poi alla spiritualità. Quindi questa importanza della formazione umana che anche Don Mario ha trovato e questi stavano a Milano, stavano nello stesso periodo, le stesse ansie per i giovani e per la formazione. Due cammini paralleli perché, che si sono ritrovati anche nella beatificazione. I tempi di allora, come questi, certo, erano difficilissimi e bisognava puntare sulla formazione. Siamo in chiusura. Sì. Io ti ringrazio ancora una volta per la tua testimonianza. Fra Ezio, dobbiamo salutare. Dobbiamo salutare, lo facciamo veramente ancora una volta, dato che siamo ancora nel periodo pasquale, con le parole del Cristo risorto, ma anche con le parole di Francesco che ha preso dal Cristo risorto. Pace e bene a tutti e alla prossima puntata. Grazie.